Senza dubbio, ripeto, noi ormai quotidianamente siamo a contatto, parliamo con diverse categorie produttive e tutti ci disegnano una situazione drammatica che arriva fino a paventare lo stop all'attività e quindi è chiaro che dobbiamo intervenire. Secondo le due direttrici di cui si parlava, una è ineluttabile oggi, a mio avviso, è quella di mettere mano al portafoglio da parte degli stati, da parte dell'Europa, dove si arriva e fare i cosiddetti ristori o diminuire la pressione fiscale su certi prodotti, su certe fonti di energia, sugli stessi carburanti, il cui prezzo è gravato anche da una componente di tasse. E invece poi lavorare senza ideologia, pragmaticamente, su soluzioni più strutturali. Voglio tornare a un punto di prima e replicare alla collega. Dire che l'Europa non c'entra è una falsità, perché è vero che l'Europa non ha stoppato la produzione di gas, ma è altrettanto vero che quando parliamo di aumentare la produzione, io prima di fare il politico ho lavorato in banca d'affari e progetti, infrastrutture sull'energia, ne ho finanziati tanti. Tu devi dare una prospettiva a chi investe decine di miliardi di euro per fare un'infrastruttura, un impianto produttivo, una tubazione di collegamento, una rete di collegamento. E questa prospettiva deve avere 30-40 anni. Business plan per impianti di collegamento o impianti di produzione vanno a 30-40 anni, il che vuol dire che io Europa oggi non posso dire aumento la produzione, ma però al 2030 voi dovete smettere di usare il gas. Non funziona, nessuno farà gli investimenti e nessuno ci farà gli investimenti all'estero, Qatar, Azerbaigian, Stati Uniti, per aumentare le esportazioni, perché le esportazioni verso l'Europa di gas non si aumentano con uno schiocco di dita, anche lì serve fare investimenti. Ma se da una parte ho un'istituzione che mi dice che al 2030 io il gas lo devo smettere di produrre, questi signori che devono fare gli investimenti mi dicono: no, grazie, io non butto via miliardi di investimenti oggi se non mi date una prospettiva di forniture per i prossimi 30-40 anni. In questo l'Europa purtroppo incide molto. Il secondo tema su cui incide l'Europa è il tema che da quando è stato riformato il mercato dell'energia, col pricing delle emissioni di carbonio, c'è stata una finanziarizzazione di questo mercato che ha dato adito alla speculazione. La speculazione si può condannare, si può fare di tutto, non va bene, eccetera, eccetera, ma la domanda che dobbiamo porci è: come mai un'autorità di governo, un'autorità pubblica permette questo? Perché la speculazione si infila dove c'è un'inefficienza dell'autorità pubblica nel regolamentare un mercato. Se la regolamentazione allarga le maglie e permette alla speculazione di far fluttuare, di incidere, come accade oggi, sul prezzo dell'energia, questo non è un problema degli speculatori che guardano al loro interesse, è un problema dell'autorità di governo, dell'autorità pubblica che permette questo. E purtroppo l'impostazione che noi abbiamo dato al mercato dell'energia in Europa negli ultimi 15-20 anni permette questo e su questo dobbiamo agire. Allora, intanto, perché le notizie appunto